E buongiorno a tutti, eccoci alla undicesima puntata di queste merlinate video pillole extended version. Ho cambiato leggermente il cartello perché mi mancavano le lettere altrimenti e quindi ho semplicemente trascritto merlinate da video pills che c'era prima. Tanto sono sempre in italiano, può essere che io ne faccia anche in inglese, ma per il momento va bene così. Allora è arrivato il momento, l'undicesima pillola, di parlare di quello che probabilmente tutti si aspettavano che io avrei fatto magari come prima o seconda pillola, ma me lo sono tenuto un po' così perché sennò dice parli sempre di quella roba lì eccetera, però insomma so che molti si aspettano che io vi parli di un disco forse inutile, forse nemmeno molto importante la storia della musica, che è Beaches Brew, il disco che ha letteralmente cambiato la mia vita. Ma non per scherzo, cioè nel senso che questo disco qui ha agito in molti modi. Pensate che vi ho raccontato la mia storia con Porgy & Bess in uno dei primi incontri, di come tutto mi piaceva in quel disco, tranne che è stato il primo disco che ho ascoltato di Miles Davis. Tutto mi piaceva in quel disco tranne che Miles Davis, e poi entrando, ecco, con Beaches Brew è stato perfino peggio. Nel senso che io avevo letto sull'enciclopedia illustrata del jazz, anzi che peccato, potevo prenderlo e farvelo vedere, va bene. Quando ero ragazzino, che quello era un disco epocale perché segnava, io provavo a ascoltare questa roba, ma proprio non ci entravo, non riuscivo a entrare in quel mondo lì. E allora mi forzavo e ogni giorno mi sforzavo di ascoltare 5 o 10 minuti di quel disco, sapete, il primo brano dura mezz'ora, quindi voglio dire. E provavo con il vinile, fino a che a un certo punto non so perché, ma mi sono ritrovato che quello era il disco, quel disco mi stava raccontando qualcosa di importante. Ho cominciato a studiare, ho cominciato a ragionarci sopra perché era così diverso da tutti gli altri dischi che avevo ascoltato in quel momento, e mi sono accorto di alcune cose. Mi sono accorto che nel disco c'erano molti tagli e c'erano dei loop di nastro che si ripetevano. Delle sezioni erano ripetute proprio a loop, altre volte invece erano ripetute in una maniera straordinaria, per cui il loop non era chiaramente immediatamente riconoscibile perché erano stati usati dei trucchi per cui questi loop erano sempre un po' più lunghi, la seconda volta che venivano ripetuti erano più lunghi della volta precedente, per cui si creava un effetto di un po' disorientante, no? E insomma, negli anni poi sono andato avanti con il mio studio, come sapete, sulla musica di Miles Davis, o con quella anche lavoro sulle frasi in codice che vi ho illustrato nella nostra prima videopillola in maniera sommaria. Se qualcuno è interessato posso inviargli il link dove in un'università americana c'è il testo della mia prima conferenza che ho fatto alla Washington University a St. Louis nel 1996, e poi appunto con l'immenso Veniero Rizzardi, accademico di gran fama, fondatore e cofondatore dell'archivio Luigi IX della Giudecca di Venezia, abbiamo per il Saggiatore scritto un libro che ancora oggi viene considerato un libro di riferimento nel campo della musicologia, che è questo libro qui, Beaches Brew, Genesi del capolavoro di Miles Davis, scritto appunto a quattro mani, che poi non ho mai capito perché si dice scritto a quattro mani. Di solito io non scrivo con una mano, quindi è scritto a due mani, però è vero che col computer scrivi a due mani, quindi è scritto a quattro mani, e allora quando ci si guarda ci guardiamo a otto occhi, perché se l'altro c'ha gli occhiali, vabbè, insomma, non avete capito, cioè la coerenza, vabbè, comunque questo qui è il nostro simpatico Beaches Brew. Ah, che fra l'altro ne ho ancora qualche copia, sta andando esaurito presso il Saggiatore, per cui se ne volete una copia affrettatevi, perché credo di averne ancora due o tre in casa, e ve lo invierò molto molto volentieri. Vedete, un libro cospicuo, pieno di informazioni, fotografie, trascrizioni, materiali inediti, una mia alla fine discografia completa, dettaglio per dettaglio, e un day by day, un giorno per giorno, quello che è accaduto nella vita di Miles Davis in quel periodo, vedete? E insomma, questo è il nostro perché questo disco è così importante nella storia. Certo, uno dei primi dischi di jazz rock, si dice, il primo disco di fusion, il primo disco di mio zio, in realtà il primo disco di Gaetano. È una cosa che è un po' misteriosa, perché in realtà, come spesso accade, la gente non sa dire veramente perché. In realtà questo è un disco straordinario per molti motivi. L'artefice principale di questo disco, a parte Miles Davis che ha portato questi musicisti straordinari in studio e ha creato questo capolavoro totale di musica, va
accreditato a Teo Massero. Teo Massero era il produttore, io ho avuto la fortuna di conoscerlo nel 1996, proprio a San Luis, siamo diventati molto amici. E nel frattempo poi abbiamo parlato di molte cose, lui mi ha mandato dei nastri inediti, delle cose, quindi il lavoro con lui è stato bellissimo, mi manca tantissimo Teo. E Teo ha concepito proprio quest'opera come già aveva lavorato per esempio su In a Silent Way, costruendo il disco al taglio e al montaggio, nel senso che i musicisti suonavano quasi a ruota libera, e poi le parti che venivano considerate interessanti di quello che veniva suonato sulla base di piccoli espedienti, quindi la stessa tecnica che avevo utilizzato in Kind of Blue per certi versi, cioè portare pochissimo materiale scritto e far sì che tutto il lavoro venisse sviluppato in studio grazie fondamentalmente al famoso settimo parametro, l'interplay. Allora, ecco che, come potremmo dire, nel caso di Beaches Blue si fa un passo avanti, sono passati 10 anni da Kind of Blue. Kind of Blue è stato inciso nel 1959, nell'agosto del 69, 19, 20, 21 agosto, una band di 12 persone entra in studio, guidata da Miles Davis, un super gruppo composto da musicisti che non avevano mai suonato insieme fino a quel momento lì, molti di loro non si erano mai visti prima, e la cosa curiosa è che è una band a specchio, sono due sestetti praticamente virtualmente identici, cioè abbiamo due batterie, Lenny White e Jack DeJohnette, due percussionisti, Joe Masantos e Don Elias alle percussioni, che erano i due percussionisti di Nina Simone, che Miles Davis aveva sentito in un festival poco tempo prima, gli erano molto piaciuti quei due personaggi. Dopodiché abbiamo due bassisti, il bassista storico del quintetto di quegli anni, Dave Holland, che suonava il contrabbasso e poi suonerà il basso elettrico in un pezzo, e Harvey Brooks, che era un bassista, che era un produttore della Columbia Records ed era molto famoso in quell'epoca lì, anche è il bassista che c'è, il produttore in parte insomma di Super Session, per esempio, di Al Kooper con Stephen Stills, e poi aveva lavorato con Bob Dylan, insomma era un tosto. E poi abbiamo due pianoforti elettrici, cioè Joe Zawinul e Chick Corea. Chick Corea era il pianista ufficiale del quintetto, e poi abbiamo due ance, due strumenti a fiato, che sono il clarinetto basso di Benny Maupin e il sassofono soprano di Wayne Shorter, e poi c'è Miles, il leader, e da fargli da contraltare la chitarra elettrica di John McLaughlin, che già era stato parte del gruppo che aveva inciso In a Silent Way il 18 febbraio di quello stesso anno, 1969. Bene, questa band si trova in studio per 3 ore il 19, dalle 10 del mattino all'1 del pranzo, insomma, e il 20 e il 21, sempre per 3 ore. E in queste 9 ore di lavoro registrano materiali che sono basati appunto su delle piccole idee che Miles aveva sviluppato in quel periodo, e una composizione scritta da Wayne Shorter e elaborata da Miles Davis, che è Sanctuary, e un pezzo portato proprio scritto da Joe Zawinul, che si chiama Pharaoh's Dance. Elaborano questi materiali partendo appunto da materiali talvolta Beaches Blue, per esempio, basato su due minuscole idee, e poi quando tutto questo materiale è stato raccolto viene poi rimontato, ricostruito in una sequenza che non aveva praticamente quasi nulla a che vedere con il materiale, l'ordine con cui il materiale era stato registrato, per creare le due grandi suite del disco, che occupano, l'album era un disco doppio, erano due LP in origine, anche i CD in realtà sono due CD, i due brani lunghi che compongono quindi il primo LP sono tutti costruiti al taglio, gli altri 4 brani invece hanno anche delle tipologie diverse di taglio, ma è proprio nelle prime due suite che abbiamo un lavoro straordinario di montaggio. Allora negli anni nessuno praticamente si era mai accorto di tutti questi tagli, io scrissi un articolo che riguardava questa faccenda, e da lì poi è nato tutto questo lavoro sul disco, che poi ha portato noi a scrivere anche questo libro, e oggi è una cosa risaputa che quel disco è così. E qualcuno però aveva intuito che fosse qualcosa che non andava. Un critico inglese, per esempio, scrisse nel 1970, quando il disco uscì, sarebbe così bello questo disco, sarebbe anche interessante, una cosa nuova, ma perché la necessità di questi tagli? Ma non poteva semplicemente Miles, avendo dei musicisti così forti,
che suonano per lui, fagliele semplicemente risuonare. Cioè, come dire, perdendo di vista proprio la ragione prima del perché Bitches Brew è Bitches Brew. Bitches Brew non va pensato come un disco normale. E qui, oltretutto, siamo di fronte a un'idea che portiamo avanti da molti anni, io, Veniero, Rizzardi e altri, cioè del fatto che il disco può essere sì una fotografia di quanto accade su un palcoscenico in uno studio di incisione, una fotografia fedele, ma può essere anche un'altra cosa, come erano i dischi di Stockhausen, come è Sgt. Pepper's The Beatles, cioè un'opera d'arte a sé stante, costruita per essere disco, non fotografia della realtà. Ecco che torniamo su questo concetto della realtà e non realtà e alterazione della realtà che crea una nuova realtà ancora più reale dell'originale. La capite? Allora, d'altronde, pensate, voi dovete pensare che con il jazz elettrico, con Miles, praticamente, siamo di fronte a un concetto, quasi a un paradosso temporale. Non so se qualcuno di voi ha mai letto Silverberg o autori che si occupano di paradossi temporali, eccetera. Bene, di fronte a questi dischi siamo di fronte quasi a un paradosso temporale, perché nella musica scritta, fondamentalmente, noi siamo di fronte a una procedura abbastanza standard, cioè il compositore pensa alla musica, che sia improvvisando, che sia scrivendo, che sia pensando, la mette su una partitura e poi la porta, la consegna e i musicisti o lui stesso la suona leggendo quello che c'è nella partitura. Quindi potremmo dire, prima c'è l'evento della scrittura, della composizione e poi c'è l'elemento dell'esecuzione. Con il jazz invece, che cosa accade? Attraverso la composizione estemporanea, noi siamo di fronte a una nuova tipologia musicale, che è tipica anche della musica popolare, cioè la composizione è, attraverso l'improvvisazione, contemporanea all'esecuzione. È nello stesso momento. Bene, con il jazz elettrico di Miles Davis e soprattutto con Bitches Brew, invece abbiamo un fenomeno assurdo, cioè la composizione è non precedente, ma successiva all'esecuzione. Cioè, prima abbiamo l'esecuzione basata su piccoli espedienti e poi abbiamo la composizione che viene fatta al taglio sul tavolo di montaggio alla fine. E molte parti possono anche venire eliminate, anche le parti più importanti della canzone, come accade in Pharoah's Dance, dove tutte le parti tematiche vengono tagliate via. E lo stesso era accaduto con In a Silent Way. Bene, qualcuno dice, insano, insano, che tragedia, ma perché non l'hanno lasciato così com'era? Perché non riescono a capire l'essenza della cosa. Perché la gente, io lo capisco che ami il teatro. Qual è la differenza tra il teatro e il cinema, principalmente? Cioè, tu al teatro vai e vedi una pièce teatrale che va dall'inizio, parliamo di teatro standard ovviamente, non sperimentale, e vediamo una pièce teatrale che va dall'inizio alla fine, cioè ci sono tutti gli eventi che si svolgono, gli attori entrano in scena, fanno le cose, eccetera, le scenografie cambiano, a volte addirittura in chiaro, se no tirano il sipario, cambiano la scenografia, e la gente poi entra, gli attori, bim bum bam, succedono le cose, e tu vedi l'evento dall'inizio alla fine. Nel cinema invece, a meno che quei pochissimi, rarissimi film che sono fatti in un unico piano sequenza, come queste meravigliose videopillole, ovviamente non è così. La prima scena di un film può essere anche l'ultima che è stata girata e non è necessariamente l'unica. È famosissima la storia di Eyes Wide Shut, la scena della camera da letto in cui loro si confidano le cose che poi ha portato anche alla fine del loro matrimonio in qualche maniera, ma in cui Kubrick li forza continuamente a dare il meglio di sé e ci sono un'infinità di take, di prese, di riprese di quella scena, fino ad arrivare alla scena che lui riteneva perfetta, quando loro sono stremati. Ecco, questa è la stessa cosa. Quindi Bitches Brew non è il teatro. Un disco di live di Miles Davis degli anni 60 può essere teatro, ma anche, non so, On the Corner, il disco successivo On the Corner in concert, è un disco che, o Agartha, Pangea, sono dischi che rappresentano quello che è successo sul palco, esattamente così, senza tagli, senza montaggi. Quello è una ripresa di uno spettacolo teatrale. Ma questo è il cinema. Quindi Bitches Brew deve essere visto non come una pièce teatrale musicale, ma come un film. E qui sta la chiave. Se voi riuscite a cambiare nella vostra testa questo meccanismo, improvvisamente quel disco acquisterà un sapore completamente diverso. Indipendentemente dal fatto che vi piaccia o non vi piaccia la musica. Poi la musica è difficile che c'è dentro, sono ben d'accordo. Però insomma,
Qualcosina ogni tanto ve lo potete anche concedere di difficile, no? Cioè, non è che è solo Peppa Pig o il Cinepanettone, no? Cioè, se è possibile, qualche volta. Vai, un pochino, vi faccio ascoltare per salutarci una cosa che pochissimi hanno sentito fino ad oggi, e cioè questa take in cui Miles Davis suggerisce il tempo, il ritmo per Miles Rounds the Voodoo Down. Non funziona il pezzo, non riescono a farlo partire in nessun modo. Fino a che Donna Elias ha un'idea, dice: ma noi facciamo una cosa a New Orleans, un ritmo voodoo, e te lo faccio sentire, magari potrebbe essere un'idea. E questa è la prova, e dopodiché verrà registrata la versione, che sarà la versione che abbiamo nel disco. Buon ascolto e ci vediamo presto. Ah, sostenetemi, se è possibile. Ci sono i link per acquistare i miei dischi, se no scrivetemi in privato che vi mando tutto quello che volete, dischi, libri, fotografie, qualunque roba. Grazie a tutti, Vediamo se parte. Intanto, e ne approfitto per ringraziarvi ancora nuovamente perché siete veramente molto molto cari con me e ci sentiamo tutti un po' meno soli, spero. Yeah, this will be take five. Questo è Teo. Le batterie. Harry Brooks. Sentite? Meraviglioso, no? Dai, faccio sentire un altro pezzettino. Pelo più lento, gli dice Miles. Era bello, ma proviamo a farlo un pelo più lento. Il voodoo! Lo sentite il voodoo? Gioca, crew. Ok, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Vediamo se viene un po' meglio. Magari sente le chiacchiere di studio. Va bene, vi ringrazio. A presto. Ciao ciao. Ci vediamo domani.